Ciao, mi chiamo Francesco, ho 21 anni e vengo da Livorno. E il mio nome d'arte è Blue Felix. Ho scelto questo nome due anni fa quando vivevo a Londra. Che vuol dire? Eh, triste, e felice perché blu vuol dire triste mentre felice vuol dire eh, felix, vuol dire eh, felice e mi piaceva il contrasto tra queste due parole che mi rappresenta molto come persona. Ho incominciato ad avvicinarmi al mondo della musica quando ero molto piccolo. Avevo 7-8 anni, ho incominciato a cantare e verso i 10-11 anni ho incominciato a esibirmi sul palco. Quindi, per me, il palco è casa e per me, eh, stare sul palco è l'espressione artistica più bella. Personalmente, ascolto musica di tutti i generi, ma il mio genere preferito è indie pop, adoro Lana Del Rey e penso di essere una persona molto aperta. Sono aperto a tutto, mi piace sperimentare nuove cose, mi piace la libertà. A tutti piace la libertà, ma tante volte non ci rendiamo conto che non siamo liberi di fare certe cose perché la, la gabbia in cui viviamo siamo noi stessi e la nostra testa. E quindi amo la libertà, la libertà di espressione e la libertà di amare chi si vuole, lo ripeto spesso, però è una cosa che per me vuol dire tanto e che non deve mai essere presa per scontato. Il fatto che sono stato preso per X Factor e sono arrivata ai live è una cosa che non riesco ancora a realizzare completamente perché se, mi se tu mi avessi detto che due mesi fa io... Non Doveva andare X Factor, non ti avrei mai creduto perché io avevo anche provato X Factor tipo due volte quando ero più piccolo, ma non avevo nemmeno passato i pre-casting, quindi cioè, questa volta ci sono andato molto: oh, come va, va <ride> ed è andata bene fino a questo momento. Sono contentissimo. Quando mm, Emma mi ha detto, Sì, ti voglio nella mia squadra, io ero tipo un ebete che rideva, tipo, <ride> grazie Emma, cioè non riuscivo a realizzare. Poi eravamo su questa terrazza con vista su Roma splendida, cioè assurdo. Nelle riprese sembrerò un deficiente, ma... <ride> Pazienza. Sono davvero contento di avere Emma, perché Emma penso sia una persona che sa navigare in questo ambiente perché c'è da tanti anni ed è una persona molto umana e molto buona eh, che ci tiene alle persone, si vede. Eh, mi ha anche regalato un libro subito dopo eh, Lion Visit e Last Call. E quindi sono davvero contento. L'esperienza più traumatica, che poi non è stata traumatica, però è stata la più difficile per me. Sono state le audizioni. Eh, è la prima volta che mi esibivo davanti ai giudici e ho dormito due ore la notte prima. Ero tipo uno zombie vivente. Mi ricordo ho chiamato mia mamma e poi mio padre, perché avevo bisogno del conforto di entrambi, dicendo: Mamma, non riesco a dormire, come faccio? Domani sembrerò uno zombie con gli occhiaie". cioè come mamma mi faceva, ma no, dai, sei giovane, mh, fai respiri profondi e vedrai che va tutto bene. E poi è andata bene, però avrei potuto dare molto di più anche perché cantavo un mio inedito e quindi per me vuol dire ancora di più. Quindi io sono pronto per questa esperienza, sono carico e spero di imparare tante cose dalle persone con cui lavorerò, spero di capire di più come funziona questo mondo della musica, questa industria e spero di crescere da un punto di vista artistico. Il mio obiettivo è quello di arrivare alle persone il più possibile, spero che le persone apprezzino la mia musica, la mia voce e la mia arte in generale. Spero davvero che vada bene e non vedo l'ora. Vi aspetto al primo live di X Factor il 29 ottobre uh, su Sky 1. <ride> Ciao.